scelta? Ma è tutto urlato, è tutto urlato. Opla! Ma non è Lorenzo? No? Quasi? Oh! Ben ritrovati. Col secondo appuntamento, ricordiamo qui... Alla Mais, le telecamere. 1-0, sì, perché io ho perso la prima per colpa di... Dei poteri forti. Poteri forti, ora vedrete una capoccia in gigante uscire dal video, perché la colpa è di Patrizio! E nulla. Ricordiamo che il prossimo episodio vedrà il vincente tra me e Lorenzo, messaggi subliminali totalmente casuali, che il vincente tra me e Lorenzo andrà a giocare contro un altro dei ragazzi della MAISP. Oh, vai, possiamo iniziare. Allora, ti dico, secondo me c'è un piccolo step che... Ti hai sbagliato il fallato, mi trai in inganno. No. Non lo voglio sapere ancora, fammi vedere quello che riesco a fare, perché le squadre sono tante. Ma per carità di Dio! 2012 Inter, Sparta, Torino, Fiorentina... Che Sparta, Livorno. Vado. Torino, Fiorentina, Verona, Fiorentina, Empoli, Fiorentina... Porca miseria! Questo non è facile. Livorno nel 2013 era già fallito. No, stava in Serie A. Questo potrebbe essere un portiere. Non è un portiere. No, allora, no, a parte gli scherzi. L'aiuto che almeno a me mi aiuterebbe è che il trasferimento un po' significativo è Torino-Fiorentino. Lo cominci a ricordare dal Trovato. È un centrocampista. Questo è Benny Benassi. Vai. Che cacchio è qua? Sono anche a te. Dai, posso? Sì, allora, ma ora ricominciamo, vabbè. Ragazzi. Questa, lo vedete? Cioè... Questo ha fatto un gran gol l'altro giorno. Grande stop. Il portiere, no? Sì. L'esterno alto a sinistra. Sì, ma se tu non avevi... Credo sia Rafa Leão. Empoli, Napoli, Samp, Napoli, Samp, Empoli. Mi piace cambiare, a quanto pare. Il trasferimento, mi piace l'azzurro. Il trasferimento importante è Napoli-Sampdoria. Io qua mi gioco un aiutino. Vuoi il mio aiutino? Mi sa che l'ho trovato. No, facile, trovato. Rullo di tamburi. Trovato, questo è un difensore centrale. Ed è lui. E allora è Tonali. Tonali. Cos'è? Dici? Tonelli, proprio buono, il difensore centrale. Che Era quello, sì, l'avevo capito che la magrino. Atalanta, Verona, Atalanta, Spezia, Atalanta. Questo è complicato, non è facile. Devi essere bravo, io non l'avrei indovinato. Spezia, Atalanta gli ha dato bei giocatori a Spezia. Ci stava. Sono stati, se allora, non sbaglio, piccoli, però piccoli mostra al Verona. Non abbiamo messo la squadra iniziale perché sennò sarebbe stato troppo semplice. L'abbiamo probabilmente sì, però così è. Se vuoi ti posso dare un aiuto in base a. Tipo se ti ricordo il ruolo, forse. Dovrebbe essere trequartista. Io 30 secondi finali. No, non se ne giocare con Tonelli, quindi se vuoi io sto qua. E fossi in te lo userebbi. Perché si vogliono la guerra. La vedo! Terribile! Ma che palomino? No, Colley. Colley sta all'Atalanta, ma da quando? Sono due Colley. I Colley albani? Ah, i Colley portuensi? Esatto, la battuta l'ho fatta pure io prima. Atalanta 2016, Juve, Milan, Atalanta, Venezia e Spezia. Si fa. Caldara! Olè! 3-0, un errore. 3-0, 0-9, perché io devo ancora giocare. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci su TikTok, seguiteci su Instagram, seguiteci su Facebook e seguiteci su MySp. Questo non è un lavoro ora. E là, giocando pure con gli schini pomeriggio. E che hanno una squadra? Squadra portoghese. Allora, 2015. In 2016 Porto, Wolverhampton, facilissimo perché questo è un attaccante,
ed è Diego Iota. Ma ti devo dire, si chiama Diogo. Diogo Iota. È Djokovic. Andiamo a fare i fiscali? Sì, è Diogo Iota, però gli la diamo buona, dai. Ah sì, dai. Arsenal. Nizza, Marsiglia, Arsenal. Porca miseria, Marsiglia, Arsenal quest'anno, quindi... Per aiutarvi, è uno di un ragazzetto che qualche FIFA ha fatto, quindi se volevi fare la squadra dei giovani talenti era obbligo. Io ti giuro, l'ho sentito, ma non c'ho manco... Ma posso giocare? La nazionalità dovrebbe essere olandese. Olandese. Francese. Ah sì, francese. Hai ragione, perché non è il Saint-Étienne. No, non è il Saint-Étienne. Sì, è il Saint-Étienne. Saint-Étienne. Che c***o è che avete messo nel Saint-Étienne? No, era questo. Sono andato sul sito del Saint-Étienne, questo è. Cambiare il logo, allora. Ruolo. Difensore centrale. Grande fantasia. Vuoi che te lo dico? Per me dice, chi c***o? Poi, vado. Saliba. William Saliba. Saliba. No, raga, poca roba. Cioè, questo no, veramente... questo proprio zero. Tanto, però... questo lo so chi è. Allora, quando ho detto che avevo alzato il livello, l'ho alzato il livello un pochettino, ma no? Un pochettino, cavolo. Ma Brighton, sarebbe... Leeds, Brighton, Arsenal. Centrocampista, quello biondo, come si chiama, porca miseria. Perché c'è pure un casino, rose? No. È un altro colore, nel rose. Non è rose. Non è rose. Come si chiama lo zio defunto di Peter Parker? Un saluto intanto allo zio. Bergomi. Oddio. Lo zio Ben. E che aveva il nome Ben, amo partorito. Ben White. Ben White si chiama. Non me lo ricordavo il nome. Lo sai che ha aumentato il livello? Sporting, che è Rennes. Yes. Leeds, Barcellona. Questo è facile. Questo è esterno alto a destra, Rafinha. Yes! Ha fatto un gran gol, classico. Siviglia, Monaco, Inter. Che si è fatto? Mm-hmm. Questo si è affacciato sull'albergo di Milano e basta, quello ha fatto. Ha detto dove vado? Dove vado? Vado a Milano, poi dove vado a rubare qualche altro sordo? Mamma, sei vado in Spagna. Bellissimo. Con Don Biel. Jeffrey! Tocca a me! No, già finito. Chi l'ha fatto quel logo? Te, adesso? No, è così, è brutto così. Sì, è che non si pensavano di arrivare in Serie B, allora non hanno speso i soldi per rifare il logo. Allora, hanno lasciato quel logo. Io so per certo che c'è un giocatore che ha, tra l'altro l'ho anche conosciuto, perché voi come sapete, MySP arriva anche a Torino. Io ho conosciuto lì l'anno scorso, penso sia lui. Ha iniziato al Milan, questa non è facile comunque se non ci pensi. Spezia, Torino ha fatto una grande stagione, è italiano, è biondino, è centrocampista e il suo nome è Tommaso Pobega! Bel giocatore! Secondo entrambi gli anni al Fantacalcio. Ah, però aspetta, argentino, il problema è che Napoli Udinese mi dice qualcosa. Higuain! No, non penso sia Higuain. Gioca tutto all'Atalanta? Vabbè, non credo Palomino abbia mai giocato in... Vabbè, dai, mi gioco Jolly. Ruolo? Attaccante. Attaccante centrale? Sì, primo punto. Primo punto. Ah, sono un coglione. Sono proprio un coglione, che quella non è una squadra argentina, tra l'altro. No. Che deficiente. Ero convinto, perché sembra gli Studiantes. Vabbè, Zavala. Bravo! Che deficiente, era facile sì. E comunque, se pensate che sia pilotato questo gioco, è vero. Non te puoi sbagliare. Non posso sbagliare. Guarda che trascorso che ha fatto questo. Hamburgo, Genova, Juve, Torino, Sampdoria. Più incoerente di lui non c'è nessuno. Mi fanno arrabbiare queste cose a me. Mi fanno proprio arrabbiare. No, non fa così. Perché mi piace pure un sacco come giocatore. Quando stavo all'Hamburgo, salvò un gol sulla linea. Vabbè, me butto, basta. Rincon. È giusto. Ah, questo è Piergollo. Rapper! È Piergollini! Ammazza, già sei andato via, ma sta presto. Non posso sbagliare. No, non puoi sbagliare. Non posso sbagliare per il semplice motivo che
Molti lo odiano, ha rinnovato da poco il contratto. Non capisco per quale motivo. Non può essere. Cioè, che ha rinnovato. Ha un piccolissimo difetto. Non è un difetto, è un pregio. È un pregio? Che c'ha più cartelli di anni? Assolutamente sì. È il Mancio! Fluminense, Monaco, Liverpool. Chi sarà? 5 anni a Monaco e poi sarà andato a Liverpool. Gioca tuttora a Liverpool. Brasiliano, non è Firmino. Ah, fortissimo. Quanto mi piace sto giocatore. Su FIFA ce l'ho sempre avuto davanti alla difesa, ma me ne fregava niente come smista lui. Che pattine. Fabinho. GG per me. GG per Fabinho. Ah, guarda, non è la somiglianza tra Fabinho e Patrizio. Penso che questa sia la più difficile che ti ho messo. Vabbè, ma cioè, tu leggi il nome e quindi dici ok. Vabbè, presumo sia francese e che a questo punto non è Tielemans. Ha lo stesso cognome di un giocatore che ha giocato nella Serie A e ha giocato a Udine. Grazie. Ed ora, se non sbaglio, si è spostato a Watford. Grande, grande, grande. Peccato che l'hai sbagliata. Ma che cazzo, ma perché il Saint-Étienne oggi? Sì, perché c'avevate oggi il Saint-Étienne in testa? È sempre colpa di... Volete sapere il criterio? No, non mi interessa. Francese. Zuma, forse. Aspetta. Zuma potrebbe essere Zuma, perché me lo ricordo se piace lo stock. Io Zuma o Barclay. Vabbè, fammi una cosa, questo me lo potete dire, uno dei due. No, non te lo diciamo se è uno dei due oppure no. Io dico che Barclay, confermo Barclay, però il Saint-Étienne è sbagliato, quindi probabilmente sarà Zuma, anzi no, cambio. Ora un metto l'ultimo nome. Zuma. Non era facile Zuma, eh? Lo so. Stato bravo. Ho alzato il livello. Top of the top. I'm on top of the world. È difficile, è andato via a gennaio. A gennaio è andato, sì. È l'attaccante Ferran Torres. Motion Lab. 50 secondi a partire da ora. Allora, se andiamo. Direttore di gara. Ce l'ho. Non è facile, però mi è preso il flash perché ha giocato l'amichevole quella che si smovistica a Juve, centrale di difesa Christensen. Danimarca! E finisce qui! Come si dice dalle nostre parti, ti ho rotto il oppure ti ho aperto questo gesto, però anche se lo copri. No? Ragazzi, quindi Lorenzo è niente, è affranto, non succede niente. È affranto, non lascerò di certo il mio trono perché sull'1-1 io mi gioco il guanto di sfida. Andiamo alla bellissima. Cambieremo modalità, faremo la finale. Un po' al cardiopalma, magari un botta e risposta. Voi metteteci tanta passione in quello che facciamo, tanti mi piace, attivate quella campanella e godete di ogni singolo istante delle produzioni Mais. Sergio, taglia.